Bella a tutti, farabutti, bentornati! Video pack opening. Come vi posso far mancare il pack opening del lunedì? Soprattutto perché non è lunedì ma è giovedì, stavo scherzando. Allora, c'è qualcosa di novità. Andiamo a vedere un attimino che sfide ci sono, no? Se ci sono sfide, perché non lo so, ancora non ho aperto My Club. Stamattina volevo entrare ma non ho trovato praticamente, cioè avevo dei problemi di connessione e quindi non ho trovato proprio modo di controllare. Comunque, solite cazzate, non c'è qua niente, raga, competizioni come sempre. Non riesce Konami a inventarsi qualcosa di nuovo per incentivare le persone a giocare. No, noi dobbiamo fare sempre quel cazzo di match day, sempre quelle cazzo di challenge noiosissime, contro com, dilettante, eccetera eccetera, o le classificate. C'è una sfida, vorrei io qualcosa, fammi delle cose stile FIFA. Fai per esempio, ti sfido a fare una rosa con solo pelati, per dire. No, no, non hanno assolutamente fantasia, e noi comunque continuiamo comunque a giocarci. Ma andiamo a vedere un attimino cosa abbiamo di allenatori interessanti, che secondo me non ce ne stanno. Vediamo con Seisao, no, niente di che. Va bene, lasciamo perdere gli allenatori. Oggi è stato regalato un iconic moment, ve lo faccio vedere subitissimamente. Vabbè, sicuramente già voi l'avete spacchettato. Hanno regalato Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 35enne. Perfetto. ESA. Raga, lui io non ho idea di quanto arrivi di overall. Lo andiamo a cercare subito, ve lo dico. Come sempre non mi sponsorizza PES Hub, ma è quella, diciamo, migliore, fatta in modo migliore. Solo che è un po' lenta nell'aprirsi, vabbè, ma questa cosa la possiamo anche accettare. Andiamo a vedere un attimino l'overall di Ronaldo, di Cristiano Ronaldo. Allora, vediamo se lo trovo. Io non lo trovo, quindi non ho idea di dove posso guardare l'overall, quindi va bene, raga, intanto ve lo regalano. Cosa molto molto positiva. In secondo luogo, raga, vi voglio ricordare che i punti e football, ci sono dei punti e football che scadono a giugno, quindi controllate, fate l'accesso nel sito Konami, nel Konami D, e controllate quanti punti stanno scadendo. Io, siccome ho 12.000 punti, sono tutti nuovi, non mi scadono, però li lascio, quindi non penso che riuscirò a prendere un'altra icona, quindi niente, così è, lì resteranno. Se uscirà qualche giocatore con i 1500 punti me lo prendo, se no niente. Andiamo a vedere la parte più interessante di oggi, ovvero sono uscite le icone di Barcellona, tra cui una nuova icona, ovvero il signor Romario. Non ho idea di come faccia di nome Romario. Comunque, ragazzi, se voi avete il Romario leggenda, a cui avete dato magari riserva di lusso, raga, non c'è bisogno che spacchettate per questo Romario, perché molto molto simile. La cosa cambia se voi usate il Barcellona come maglia, come stile squadra, quindi lì c'è un bel boost. Infatti lui è buono perché c'ha 7 su 8 di forma fisica. Unico problema, altezza non stellare, ecco, e poi è rapace d'aria. No, è rapace d'aria, non a tutti piace giocare con i rapaci d'aria, però pare essere una discreta bestia. Guardiola, che secondo me sulla carta è un po' una pippa, però realmente è un buon giocatore. E poi Ronaldinho, che purtroppo secondo me è un po' rovinato dal classico numero 10, però tanta roba, raga, tanta roba. Magari piazzatelo seconda punta, non trequartista, e vedrete che la sua porca figura la fa. Invece le icone della Roma, che io
sono indeciso, non so se aprire, magari faccio un colpo e un colpo, perché da qua non ho nessuno. Batistuta, bestia, bestia di Satana, anch'esso rapace d'aria, frequenza piede debole 4 su 4, precisione piede debole 4 su 4, forma fisica 7 su 8, è alto, è potente, è veloce. Ah, un bel tiro, raga. Potenza di tiro che arriva a 99. Se non ce l'avete, fateci un pensierino. Cafu. Cafu, secondo me, è un buon terzino offensivo. È veloce, ha un buon comportamento difensivo. Anche lui, forma fisica 7 su 8. Non è altissimo. Resistenza 97, quindi non vi si stanca tantissimo. Quindi buono. E poi c'è, secondo me, interessante, il signor Aldair. Avrebbero potuto mettere magari una foto migliore, magari di faccia, visto che così tipo ci sta dando le spalle. Non penso sia una cosa educatissima. È alto il giusto, forma fisica anche lui 7 su 8, non è ambidestro, 2 su 4, 2 su 4, velocità media, penso che arrivi, non so, ma andiamo a vedere. Andiamo a vedere la sua velocità, se io trovo il coso dove fare la ricerca, eccolo qua, Aldair maxato, arriva andando a 95, velocità 83, accelerazione 83, non è male. Però dico, nel primo account io già c'ho Campbell, c'ho Beckenbauer, c'ho anche Puyol, sinceramente di Aldair non so che farmene, poi soprattutto... Uno sì, ok, lo può usare con il boost, raga. Ma che chi la mette la maglia della Roma? Per guadagnare cosa? Un punto. Un punto. Però è di buono che c'ha disimpegno acrobatico. Ora, questo qua... Fatene buon uso. Quindi, siccome, come dice sempre buon Freddy Mercury, il buon Freddy Mercury, the show must go on, andiamo a fare qualche pescatina qua e là, magari come sempre ve la taglio nelle parti un pochettino più noiose e andiamo a vedere. Intanto Wijnaldum, magari vi lascio solo gli spacchettamenti con palle nere, così almeno ci facciamo due risate, visto che tipo troverò una palla nera. Faccio qua e là, qua e là, qua e là, pre-black, niente di fatto. Dai Costicona, dai Ego... Oh, Jordi Alba! Non me ne faccio un cazzo, raga. Non me ne faccio un cazzo. Facciamo finta di essere contenti per Jordi Alba. Prossimo. Non è Icona, è uno sconosciuto come sempre, un russo. Cos'è? Russo, sì, russo. Sema. Ma dammela sta fottuta icona. Almeno una. Almeno una. Minchia, questo sembra con sti capelli. Mamma mia che schifo. Ma che cazzo è parchiere? Per gli amanti delle gold ball, delle Gené. Gené Covid, non Gené Covid. A proposito, il 28 mi vaccino. Eccola! Eccola la nostra iconcina romana. Raga, chi pigliamo e pigliamo va bene. Penso che sia il giovane Aldair a sto punto. Perché, vabbè, solo lui potevamo, cioè, di colore con la pelle scura. Aldair che io non ricordo manco in faccia. Ecco perché l'hanno messo al contrario, raga. Perché è più brutto della morte. Mamma mia che bruttezza. Non vorrei offenderlo, però minchia, abbastanza brutto. Porca puttana che brutto. Mamma mia, mi ha veramente scioccato. Mamma mia, ma questo è tipo deforme, è proprio deforme. Dove dargli tutti i difensori che ho? Mi rompe il cazzo, non lo farò. Altro sgorbio, Torreira. Ciao Torreira, è stato bello averti qui, ma devi lasciare la casa del grande fardello. Questo chi è? Pedri. Pedri. Pedri, 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 pre. Sono anche cantante, raga. Oltre a pro player, sono anche cantante. Ed ecco!
l'iconcina che arriva. Ora, dammi Romario e la chiudiamo qua, questa farsa. No, questo è... Chi poteva darmi se non Guardiola, che già abbiamo? Ve l'avevo detto che ci dava Guardiola, io ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto che ci davano Guardiola, che già abbiamo. Unico che già avevamo, che andiamo a prendere Guardiola. Dai con l'icona. Dai con l'icona, non mi dare quel giocatore di prima che non voglio neanche nominare. Penso che sia Ronaldinho. È Ronaldinho. Va bene, ragazzi, va bene. Va benissimo Ronaldinho. Va benissimo Ronaldinho. Bene così. Non giriamo più. E benvenuto signor Ronaldinho. E che te devo dire? Proviamo con l'ultimo giro che ho. Niente. Abbiamo preso il buon Ter Stegen. Che male non fa una palla nera. Che male non fa. Bene ragazzi, abbiamo trovato tre icone. Una già ce l'avevamo. Ora proviamo a convertirla. Va bene. Allora, intanto cerchiamo Guardiola. E lo convertiamo pure a Guardiola. Fino a 2, vedete. Quindi ce n'ho uno a livello 29. Ma è maxato? È maxato. Che cazzo me ne faccio di questo Guardiola? Vabbè, lo darò a impasto qualcun altro, ma non lo so. Comunque, abbiamo trovato tre iconcine. Abbiamo trovato Aldair, da provare sicuramente. Abbiamo trovato anche Ronaldinho e purtroppo Guardiola. È andata così così, volevamo Romario, ma non fa niente. Che dire, il video finisce qua. Come sempre saluto il buon Ted Krypton, vi invito a iscrivervi al suo canale, saluto White Tiger GV, trovate tutti i link in descrizione, saluto anche tutte le persone che sono iscritte al canale, saluto i miei amici, i miei compagni di Telegram, anche amici, la pagina Facebook, il manicomio di PES che piano piano un po' sta crescendo. E poi saluto tutti quelli che apprezzano i miei contenuti. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao ciao.